Giorno 17. grande. Oggi riusciamo a fare una colazione decente prima di partire. Essendo un posto del genere, che può l'aver. Prova che mi. Abbiamo appena fatto una buonissima colazione a Fatima e adesso ce ne andiamo a Tomar. Tomar. Non sappiamo se avremo il posto letto perché sembra sia tutta piena, ma ci andiamo. Mi sembra un ottimo affare. C'è solo qualche lavorettino da fare, ma. Claudio, niente, ho fatto un video solo per far vedere in che bei posti stiamo camminando oggi. Sono tipo le 11. Allora, ottima notizia, oggi lunedì, abbiamo portato il cagnolino sabato sera in quel paesino sperduto prima di Fatima. Ci hanno detto che lunedì provavano a sentire veterinari, padroni, che mettevano tutto in un gruppo Facebook. Abbiamo appena scritto a Joao, che ci ha detto che è già stata trovata la padrona, che è andata già a riprendersi il cane, che si chiama Rodolfo, e l'aveva perso perché il papà, un signore anziano, era andato a dargli da mangiare e se l'era fatto scappare via. Quindi lieto fine per questa storia. È incredibile come cambi il paesaggio tra Santarém e Fatima, pieno di boschi, tantissimo verde, tantissima ombra sul cammino centrale e quindi verso Tomar, che è la città in cui dormiremo stasera. Invece ulivi, terra arida, c'è del verde ma sono principalmente arbusti e fa veramente molto più caldo. Il giro di un giorno è cambiato completamente il terreno. Questo è un pezzo molto tecnico perché ad ogni appoggio rischi di rifarti la caviglia, quindi bisogna stare molto attenti ed è molto lungo. Stiamo finendo un pezzo molto tecnico, molto lungo, molto caldo e arido, che tra l'altro è assurdo perché 20 km fa a Fatima era completamente diverso. Ma la cosa più bella è che lì ci sono delle casette bianche, quindi siamo arrivati al paesino dopo. Arrivati alla cittadina dopo un caldo tremendo. Non sappiamo cosa sia quel fumo là. In questi giorni parlano che c'è un incendio nella zona di Tomar. Noi stiamo andando a Tomar, ma non lo so. Allora, la situazione è questa. Io sono uscito in costume e con una maglietta di trekking che dovevo dare a qualcuno, che non è la mia, perché non avevamo più roba pulita. Ho portato tutto quanto in lavanderia. Mentre stavo facendo la lavanderia ho comprato lo shampoo che avevamo finito. Devo prendere dei calzettini a clac e a male. Devo prendere una multipresa
e devo prendere una roba in farmacia per Kla. Quindi lui adesso è disteso, ignudo, perché non ha più vestiti. Io avevo solo sta roba e sono andato a fare la lavadora e la secadora. Ostello di stasera è pazzesco, con tutte le firmette sui muri. Una sala comune stra bella. E poi hai ospitaleros che sono